Bene, allora abbiamo iniziato gennaio con anche il fatto del calciomercato. Oggi sfidiamo tutta questa qua di gennaio. Oggi ci facciamo tutto il mese di gennaio, partendo con il reading, poi la partita di Coppa giustamente la simuliamo, ma poi ci giochiamo queste tre per poi affrontare anche il mese di febbraio, che non è semplice semplice. Con il reading, ce li abbiamo stanchi, dobbiamo fare un bel po' di turnover. Prima di oggi, Red Devils Reading. Speriamo bene. Siamo in corsa, siamo in corsa. Bello, provala. Provala, Stefani. Fado, per poco, per poco. Bellissimo sto lancio. Derò, derò. Continuala. Che cosa ha tolto il portiere? Che cosa ha tolto? Meno male che c'ho Lombardi. Meno male che c'ho Lombardi. Visionario Mike Tin. Visionario Mike Tin. Per Raspa. Che va a fare la solita classica esultanza. No, brutto, brutto, brutto. Tutta questa cosa difensiva brutta. Madonna, quanto siamo pessimi ogni tanto, eh? Ancora Mike Tin per Raspa. Qui grandissimo miracolo del portiere. Raspa! C'è! Non tiene senso la parata che ha fatto, eh? Non tiene senso. Devine, provala. Mamma mia, che busta. Dobbiamo togliere Sensi per forza, che ormai non gliela fa più. Raspa lo teniamo un altro po'. Vabbè, l'abbiamo pareggiata. A miracolo veramente non l'abbiamo neanche. Non l'abbiamo manco persa. È tornato il portiere titolare. 75. Mi dispiace per Valente, ma è più forte. È più forte e va tenuto. Ah, ma non scherziamo nemmeno. In quella dei panchinari, giustamente lo rimettiamo. Ottimo, siamo contro lo Swansea. Andiamo a vincere. La corsa scudetto è veramente combattuta, eh. Siamo terzi e la situazione è grave. Non facciamo cazzate. Esordio anche per Boy Clark in questa stagione. Arrivato dopo 2 anni di prestito. Migliorato tanto, eh. Ehi, ma. Un altro miracolo. Comunque si nota la differenza tra titolari e panchinari, eh. Abbiamo una differenza troppo grande. Prova la pia. Un'altra sberla, un'altra bellissima parata però anche del portiere. Come ti sei girato bene, però. Cioè, tira meglio, Raspato. Ottimo. Non sbagliarmelo, Raspa. Che cazzo. A parte che è già in 10. Ma al quarto tiro, quell'incham si è fatto sbattere fuori in 30 minuti. Dovevo spegnere le luci per fare un gol, eh. Comunque Raspadori 23 gol in 23 partite. Non vorrei dire, eh. Boyce Clark. Grande boss. Non si fa bucare. Quasi. Ma no. Come cazzo giochiamo bene? Come cazzo giochiamo bene? Stop! Vabbè però, cioè dalla difesa siamo partiti, eh. Fammi una bella capriolina. Bravissima. Vabbè, bro. Cioè, ogni tanto mi viene il pensiero di venderti, ma quando fai ste cose. Corri, trattori. Ce l'hai in mezzo, eh. Non puoi sbagliare. Poker. 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 Poker di Raspadori, che ora si prende anche una bella standing ovation. Entra De Rosa al suo posto. Insigne va dall'altra parte. Stranamente non esce per una volta. Ci buttiamo pure Devine al posto di Stefanino. Bravo, bravo, bello mio. Di prima, Maxine. Buff. Cioè, Bruno comunque un po' sfigato. L'abbiamo vinta, va bene, però. L'Huddersfield sta dodicesima. Abbiamo i titolari, teniamo i titolari e giochiamo con loro. Come prima. Vincere.
Poi c'è il portiere strano. Io ho i portieri strani quest'anno. Bravo, portieri. Anche se è basso, però para, eh. Questi siamo noi, gli uomini dei contropiedi rapidi. Subiamo per 28 minuti, non fa nulla. La prima occasione, contropiede, c'è Raspadori. Chiusa così. No! Vabbè, Doyle. Cioè, hai parato il tiro da solo. Coppola! Ma che... come ha fatto il portiere? Bernard buggatissimo per Coppola che... Ah no, era Bruno! Boys! Ho fatto la cazzata di farlo uscire poco a poco, ma che parata! Prova la raspa! Quanto cazzo sei coraggioso! Rosso! Signor, sono fuggito... No, dai, non mi puoi dare il giallo dopo una cosa così. Io presumo che Insigne le sappia battere... Ha meno potenza, ma ha più effetto e più precisione. Proviamola con Lorenzier, lo tira a giro. Lorenzier? Che busta. No, no. Boys Clark. Oggi sta facendo paratone assurde. Cioè, sta partita miracoloso. Bellissimo raspa per Mike Tin. Che busta. Vabbè, è finita. Attenzione. Vinta, 3 punti per la rincorsa allo scudetto. Cioè, velocissimo di... No, dobbiamo prenderci. Proviamo con 42. No. Quanto vuole? 125, delega. Soldini nel caso voglia. Contro il Blackburn. Ok. Il problema è che se prendiamo pure Dilap, Bruno andrà in automatico in panchina. E qui non ci casca. Però De Rosa andrebbe a fare la tribuna. Non è che mi piaccia più di tanto come situa. Così, utile a giro inizio. Ah, ecco. Sembrava strano. Riprovalo. È da un po' che non fa il tiro a giro, eh. Non ne ha più velocità ormai, non c'ha più sprint, Insigne. Però c'ha la classe. E inventa bene. Appia stop. Mica lo stop dei nonni. Allora, se nessuno marca, vi spiego cosa succede nel gioco del calcio. Che se nessuno marca, si prende il gol. Bravissima Appia. Incrocia. Cioè, ma veramente? Dobbiamo perderla. Per forza. Clark 1,10 dove gliela piazzata l'attaccante. All'incrocio. Male. Ok. De Rosa stoppa il pallone e segna. Non esultiamo. Mike Tin, Raspadori, De Rosa. Proprio asse vincente. Provala Stefani. Stefanino. Il capitano. Mani nelle orecchie. Sei impazzito. L'hai visto, Dero? Provala. Vabbè, raga. Mi sa che a parte Bruno e De Rosa lo tengo in panchina. Provo a mandare in prestito a Bruno io. Easy. Così l'abbiamo chiusa forse. 4-2 a 7 minuti alla fine. Rimontone perfetto. 3 minuti alla fine. 3 minuti al rimontone della storia. Per poi riandare a vedere la classifica finale. E la facciamo fare un altro gol. Parata, palo, traversa, palo, gol. Adesso devo cercare di comprendere sto gol. Cioè, parata, palo. Ah no, la traversa no. Parata, palo, palo, gol. Però è chiusa. Ok, ultime 10 ore. Se non ci arrivano offerte, si tira dritto. Dalap ha accettato. Ottimo, nuovo attaccante. Bruno lo vogliono chi? Lo vuole chiunque. Il Watford per 2 anni. Io te l'accetto per il semplice motivo che quando voglio prendo, cioè, me lo riprendo.
Ancora, anche Lione vuole sensi. No, non lo voleva nessuno quando era svincolato, mo non lo do. Perfetto, Bruno in prestito per 2 anni. Siamo pronti a goderci la classifica. Secondi a meno uno. C'è da lavorare. C'è da lavorare tanto.